Ragazzi, ciao a tutti, ben ritrovati qui su Resident Evil 4 in versione HD. L'altra volta avevo superato tutta la parte relativa ai campi di battaglia e stavolta ci saranno ben altri nemici da superare. Questa zona è abbastanza difficile. Per supportarmi, come sempre, io vi invito ad iscrivervi al canale qualora ancora non vi foste iscritti. Scusate se in questo periodo sono un po' mancato, diciamo, nel metterci la mia voce e la mia telecamera nei video, ma insomma ho avuto qualche problemino con l'apparecchiatura che adesso ho risolto e spero che si veda tutto bene, sì, in teoria sì. E niente, poi non mi andava molto di registrare, ma insomma adesso è tutto a posto, quindi si può riprendere a registrare normalmente. Qui vado ad utilizzare un po' una tattica per stanarli tutti questi qua, sennò è un po' un casino. Non parlerò sempre perché poi ci sono delle parti, diciamo, un po' lente, succede praticamente in ogni gioco, lo sapete bene, e ho deciso che le andrò a velocizzare, insomma, anche per rendere più godibili il gameplay. Questo accadrà un po' più spesso con vari giochi, diciamo. Merda, già adesso, già questo è arrivato. Devo scartare questo. Proiettili della pistola. Per forza. Tanto comunque l'avrei dovuto usare lo stesso. E sì, questo lo buttiamo. Cioè, non posso fare altro. E anche se il tizio con il mitra, JJ, lo eliminerei con il fucile da cecchino. Ora vediamo un po'. Vediamo un attimo se ci riusciamo. Allora, prima di tutto devo andare a togliere questo, mi sa. Sì, perché era ancora montato. E poi andiamo col cecchino, perché in teoria dovrebbe fargli più danno. Se no spreco troppe munizioni del mitra. E non va bene, almeno ne consumiamo un po' del fucile. Cazzo ridi. Spero che non si porti appresso qualche altro stronzo, perché sennò è un po' un casino. Vedete, soffre abbastanza il cecchino. Gli ho fatto soffrire il cappello. Non c'era un trofeo se gli facevi saltare il cappello? Mi ricordavo di sì. Avevo sentito di sì. Cazzo. No. Vabbè. Se ti nascondi là dietro, brutto stronzo. L'ho dovuto prendere sulle mani perché sennò non andava. Vieni. Oh, bene, vedi? Vedi che si risolve tutto? Ok, adesso mi posso avvicinare. Anzi, prima prendi... vedi? Stanno già agguerriti quelli. Aspetta. Ottimo. Dov'è? È là sopra, cazzo. Non riuscivo a capire, vedo questa... È la lampada che c'è là sopra. Da. Ma vabbè. Non ci posso credere. Affanculo. Andrò a prendere... Qua cosa c'è? Altri colpi del mitra, molto bene. Anche se non credo che lo utilizzerò, perché tanto ho tante altre armi da usare. Salve. Però da questi qua ci vado direttamente sopra, insomma, tra poco. Vediamo se si buttano loro, così risparmio tempo. Prego, prego. Aspetta, facciamo così. Bene, molto bene. Fanno il giro gli stronzi, ecco perché. Ok,
Che dite, la usiamo? Sì, dai. Dove va? Qua pure dovrebbero arrivare ad ondate. E invece no, abbiamo già finito. Not bad. Ah, potevo usarla con l'erbetta verde, cazzo. Vabbè. Vabbè, tanto non c'avevo spazio lo stesso, quindi. Lì sotto non ho spazio. Boh, che faccio? Ah, posso caricare la pistola, giustamente. Non avevo visto questa possibilità. Andiamo su, andiamo a vedere che c'è. Madonna, quante munizioni per il fucile, che cavolo però. Anche se qualcuna mi converrebbe prenderla perché non vorrei finirla. Siamo ormai prossimi alla fine del gioco, però insomma. No, questo non mi serve. Che è uscito? Niente. No, non voglio. Che palle. Ah, mi sa che devo andare a prendere la scheda prima. Ah, che noia. Scarto una accecante allora. Scarto una accecante e poi vado a prendere le munizioni del fucile di là. Pure qua ci sono le munizioni del fucile. Pieno di munizioni del fucile qua. Esaminare un dispositivo elettronico di chiusura. C'è un lettore di schede qui. La luce verde dovrebbe essere a posto. Appunto, quindi dobbiamo andare a prendere prima la scheda. No, è sparito. Sparita la munizione. Ma che cazzo. Ok. No, guardo perché a volte rimaneva tipo un nemico così incastrato da ste parti, insomma. Che noia. Buttami un'altra accecante, che ti devo dire. Mi sa che ho imparato troppo bene sto gioco come battere i vari nemici, quindi mi trovo a sprecare pochissime munizioni. Ma non c'era quel tizio lì, ma che... Che fesseria. Sì, vabbè. Allora vedi che arrivavano ad ondate. Però prima non c'è nessuno, poi magicamente appaiono tutti. Vabbè, andiamo lì ad affrontare... qua. Col nostro trucchetto. Scusate un attimo, voglio vedere, se ho... No, non questo, questo. No, non sprecherei le munizioni del fucile adesso. Ne avevo tantissime e ora non ne ho più molte, però. Neanche poche, però. Non andrei a sprecarle per loro. Dai, venite, muovete. Nel frattempo ragazzi, voi iscrivetevi al canale, attivate la campanellina delle notifiche, lasciate un mi piace, iscrivetevi e lasciate un mi piace e commentate e raggiungetemi su tutti i social, i miei social, di cui come sempre trovate i link in descrizione, tra i quali il mio gruppo Telegram merda di Resident Evil, dove però non ci sono restrizioni di off topic, si parla praticamente di tutto, poi è tutto molto, molto tranquillo, molto aperto al dialogo, quindi fatevi sotto, veniteci a trovare. La scheda che appare in alto. Non viene nessuno? Vengo io, ok. Madonna, però sento mille bastoni elettrici. Dove siete? Nessuno. Ah, ecco. Oh. Se scemo tu che ti metti là. Che vuoi là?
Ah, vabbè, che ho fatto esplodere anche l'altro insieme, ecco perché. Salve. Siete voluti rimanere qua. Che volete, no? Metti questo qui. Perfetto. Questa è un po' una cavolata che hanno fatto. No, merda. Vedi che mira male a volte, si gira così. Questa secondo me è un po' una cavolata che hanno fatto, perché prima ti fa affrontare tutti qua i soldati e poi magicamente ne appare uno lì. Robe strane. Questo secondo me succede quando affidano il gioco a diversi, non diversi team, ma a diversi gruppi, insomma, dello stesso team. Magari non comunicano tra loro e si incastrano le varie parti del gioco, insomma, si incastrano male ovviamente. Salve. Madonna. Spaghettoni proprio. No, vaffanculo. Dammi qualcosa, ottimo. Lo sapevo che non me la faceva prendere. Allora, che facciamo, che facciamo? Allora, aspetta, prima carichiamo la pistola che tanto. Perfetto. Sì. Ottimo. Questo lo mischiamo con così, l'erba rossa. Vedi. Mi sarei potuto tenere da quell'erbetta verde, però. Vabbè. La unirò a qualche altra erbetta verde più avanti. Che cazzo stanno? Ma che roba? Muori. Merda, ce l'avevo dietro a questo. Non uso il coltello perché ho bisogno di sprecare munizioni. Io. Facciamo così. No, devo prima raccogliere. Ok, in teoria dovrei aver raccolto tutto, quindi me ne posso andare di qua. Non c'erano altri tesori, tipo, no. Boh, vabbè, tanto. Non... Dovrei averli già presi tutti. No, dove, dove? Merda, me ne ero dimenticato che c'erano quelli con gli scudi qua. Questi hanno le plagas, ovviamente. No, sembrava di sì. Ok. Direi che me la sono cavata benissimo. Cioè, insomma, non ho preso praticamente nessun danno. Se non qualcosina, tipo una freccia, mi pare, qualcosina così, no? Ecco, esci. You'll soon harbor an awesome power. Yet it seems you would rather choose death. I'm taking Ashley back, whether you like it or not. Oh, the audacity of youth. Allergico ai proiettili, ovviamente. Now.
Deve aver mangiato male. Ha mangiato abbastanza pesante. Ha mangiato il kebab ieri. Minchia, poverina, quella stava dormendo. Poi mi sembra che nella parte con Ada si può combatterlo, in teoria. Non riesco a tornare indietro. Eh beh, a meno che non hai acquisito la resistenza alle fiamme, insomma. Salve. C'è niente? Di solito c'erano munizioni in giro. Got a selection of good. What are you selling? Is that all? Thank you. Thank you. Come back anytime. Ah, vedi, mi ricordavo bene. Erba, vabbè. Ah, poi dopo la posso mischiare a quella mistura. Allora, per memoria di Lewis 5, sin dalle fasi iniziali, dalla fase iniziale della ricerca, abbiamo tentato di mettere a punto una procedura sicura per rimuovere le Plagas. In seguito, abbiamo scoperto che il vero obiettivo della ricerca non era la rimozione delle Plagas dai corpi infetti, bensì trovare un metodo per rendere le Plagas ancora più resistenti ai tentativi di eliminazione. Alla fine siamo riusciti a scoprire che le Plagas possono essere rimosse, esponendole a speciali radiazioni. L'unico svantaggio di questo metodo è che si tratta di un trattamento molto doloroso, poiché la plaga si infiltra nei nervi, c'è il rischio che l'ospite perda conoscenza. Inoltre, se la plaga è già adulta, la procedura di rimozione può costare la vita all'ospite, ma probabilmente la morte è un rischio che si può correre se si pensa all'alternativa. Beh, effettivamente. E chi ha lasciato gli appunti di Lewis qua? Cioè, è questo che non arrivo a capire di questo gioco. Certe cose strane, boh. Di là. Ah, lì la lascio indietro perché... mi ricordavo che c'erano i nostri due simpatici amici qua. Prego, prego. Ma che cazzo? Perché non lo becca in testa? Porca troia. Muori. Dove si va? Follow me. Dai, muoviti. Ah, qua mi sembra che si torna nel laboratorio. Ah, sì. Però non mi ricordo cosa si trova qui. Effettivamente questo è un altro punto oscuro del gioco. Cioè, se lì aveva già la Plagas, qui cosa volevano farle? Forse volevano rendere più difficile la rimozione? Ma perché? Tanto in America non avevano il macchinario per rimuoverlo, quindi... Bah, vabbè. Sì, non lasciamola troppo lontana, se no. Erba rossa. Allora, no. C'è una bella cosa. Madonna, con le vite sto appostissimo, eh. Cioè, posso affrontare Sadler 30 volte e non morire. Ok. Con le vite e con le munizioni anche. Sono veramente messo benissimo. Aiuto, non ti incastrare.
Fatemi sapere nei commenti, ragazzi, se avete già giocato al remake. Sono davvero curioso di sapere cosa ne pensate, insomma. Io lo comprerò non appena scenderà un po' di prezzo, perché sapete un po' come la penso sui remake. There's only one way to find out. You operate. Ma vedi, è già adulta la plaga. Ah vabbè, effettivamente non era certo che gli costasse la vita agli ospiti. How are you feeling? Like a million bucks. I thought you were gonna die. All right. Guess I'm up. You okay? Piccola paura qui che ti fa pensare che non ce l'abbia, che sia diventata una ganado. Perfetto, ragazzi, allora io vi ringrazio per avermi seguito. Se questo video vi è piaciuto, ovviamente lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina delle notifiche e che altro, passate da tutti i nostri social, di cui trovate come sempre i link in descrizione. Noi ci rivediamo nel prossimo video.